quindi non sono stati sufficienti 90 minuti per decidere chi delle due squadre, quale delle due squadre debba avanzare verso il turno successivo. Sebbene il Roccella sia riuscito a salvarsi, quindi dovrebbero rimanere inalterati i meccanismi, ma anche qui non vogliamo prendere l'ennesima bufala, l'ennesima fake news, andando a pronosticare, a vaticinare cose salvo smentite clamorose. Fino a questa mattina negli ambienti si parlava di questa, di questo scontro con due risultati su tre. Comunque il San Giorgio dovrebbe, a questo punto siamo al condizionale, avere dalla sua due risultati su tre, cioè se alla fine dei tempi supplementari il risultato dovesse essere di parità, passerebbe il San Giorgio. Norberto Petronio, attenzione, si scatafascia in orizzontale e nega la gioia del gol, strozza proprio l'urlo di gioia in gola. A Orlando, la più grossa occasione del match, mano arbitro, ora se non la ammonisci ora si assalta subito, questo non si assalta. L'arbitro controlla che tutto sia in regola. Colpo di testa di Damè non raggiunge Petronio. Damè va al dribbling, Damè finta e doppia finta. Fuori gioco di rientro. E allora il solito Laurenti insieme al nuovo entrato Caridi può partire il cross, un colpo di testa da parte di un difensore,
con tutta calma il centrocampo locale. Amadeo, il nuovo entrato, ma Caridi, Laurendi, Laurendi, motorino a tutto campo, difesa, centrocampo e attacco, ancora lui, capitano della formazione locale, Amadeo, va al tiro Amadeo. Da me lotta corpo a corpo, conquista una rimessa laterale generosa la gara del giocatore extracomunitario. Attenzione, colpo di scena. Voleva la punizione il giocatore ospite perché il portiere non poteva, a suo avviso, prendere la palla con le mani. L'arbitro ha fatto cenno di continuare. Bravo Dato! Peppe! Il lungo lancio del portiere verso Damè, ancora Damè, semina lo scompiglio, se ne va sul fondo e viene fermato dal guardaline. Si arrabbia di brutto Damè e si becca un cartellino giallo. A suo avviso non c'erano gli estremi per la concessione della punizione ai padroni di casa, pardon. E finisce anche lui sulla blacklist. Per aver allontanato il pallone aveva indossato i calzari alati di Mercurio sul settore di destra. Gioca un'altra carta Mister Berbaro, la formazione ospite ha avuto la palla gol. Che fuorigioco è, Momo! Nel primo dei due tempi supplementari, figli di puttana, hai fatto un like da buttare a tua mamma.
anche i maggiori e me ne fuga e dai una troia allo strede che ti darò fuori e fugava bastardo cornuto meglio sbirro ma guardialini merda uomo vai dai il nuovo entrato Nicolò buona buona sono tre i giocatori mandati in campo Nicolò Caridi e Borghetto Natale c'è un cartellino giallo ai danni di un giocatore bovese e finisce anche lui sulla blacklist primo tempo dei supplementari sempre 0-0 riteniamo che con questo risultato andrebbe avanti il San Giorgio. Bravo Dato! Continua Nino! Il lungo lancio ingaggia un duello con il difensore che ha la meglio. I minuti passano e il San Giorgio si accinge a conquistare il passaggio al turno successivo se questo fosse il risultato finale. Palla in palo laterale a favore della Bovese. Nessuno va a impensierire il portiere e allora da me con questo lungo lancio. Attenzione, porta sguarnita, tiro. E la palla fa la barba al palo, shampoo, sapone, frizione e capelli. Se l'è vista davvero brutta la formazione di casa con questo tiro che sull'uscita del portiere ha lambito il palo. Ancora pericolosa la Bovese, sono due le grosse occasioni capitate nel primo tempo supplementare alla formazione di mister Papiglianiti. Ha rischiato una lamazzata Thunderbolt. Non ci sono giocatori in vacanza last minute, volo charter per Sharm el Sheikh sul Mar Rosso, Maldivo Seychelles, tsunami permettendo, ce la mettono tutta, giocano col sangue agli occhi. Attacca la Bovese. La palla ha superato la linea di fondo, dice l'arbitro, e accetta per buono l'intervento del guardalinee.
niente requiem per la Bovese, per carità, o De Profundis o Nocturne, se non Marciapone per il Frédéric François Chopin, ma certamente la formazione di casa ha giocato meglio sia nel primo che nel secondo tempo. Sta venendo fuori però pericolosamente la Bovese nei tempi supplementari. Ha sprecato meno energie. Attenzione, tiro! Grossa, altra grossa occasione ora. Veramente sta rischiando grosso il San Giorgio. La Bovese è sempre viva e vegeta e tenterà, come ha tentato, come sta tentando in tutti i modi possibili e immaginabili, di vincere questa partita. Sembra di potercela fare, almeno a giudicare da tutta l'energia che ha messo in questo primo tempo supplementare. Partita che sta scivolando velocemente come al palaghiaccio, se non nella discesa libera di Salt Lake City. Cerca di guadagnare tempo e il portiere cerca di perderlo sotto gli occhi dell'arbitro. Il lungo lancio. Punizione per... Che fuori gioco! Fuori gioco! Ma allora chi sta scemo? No, ma chi sta proprio scemo? Sta accadendo di tutto. Chi sta proprio scemo? Sembrava rigore, sembrava punizione nell'uno e nell'altro. Semplice. È proprio scemo. Fuori gioco. Fuori gioco. Mette tutti d'accordo l'arbitro, comunque un arbitro energico, mette tutti d'accordo alla fine, smentendo il guardaline e concedendo la punizione e addirittura il cartellino giallo per il difensore Bovese. Beh, è una decisione discutibile, opinabile, quanto si voglia, ma ci può stare. L'attaccante Giorgino aveva ingranato la quinta e si stava presentando da solo davanti al portiere quando è stato sgambettato un paio di metri fuori dalla linea mediana. Sulla linea di battuta c'è il capitano Laurendi ed è lui che calcerà con un tiro a giro e proprio in questo momento l'arbitro decreta la fine delle ostilità per quanto riguarda il primo tempo supplementare. È ancora 0-0. Linea che torna momentaneamente allo studio.